Si temeva una feroce contestazione da parte dei supporters giallorossi a Giulianova dopo l'esonero di Giorgini ed invece solo due striscioni, uno pro Giorgini e l'altro indirizzato al neopresidente Serraiocco. Ed invece il Giulianova ha sfoderato davvero una prova convincente. La cronaca inizia al sesto minuto con Galli del Monticelli che da buona posizione spaventa Orsini. Al decimo ancora Monticelli, questa volta è Margherita che scatta sul filo del fuorigioco a tu per tu con Orsini, manda clamorosamente fuori la sfera. Si vede il Giulianova al quindicesimo con Pellecchia, respinge Di Nardo. Un minuto dopo, pericolo in area giugliese, sbroglia la difesa. Poi Orsini a spaventare il Fadini con questa presa che stava diventando un clamoroso autogol. Al venticinquesimo ecco il vantaggio giugliese, da calcio d'angolo c'è una prima ribattuta, palla sui piedi di Stefano che non sbaglia. Al quarantesimo il Giulianova potrebbe raddoppiare con Pellecchia che fa tutto da solo, dribblando tre avversari, ma la conclusione viene ribattuta. E qui si chiude il primo tempo. Inizio scoppettante del Giulianova nella ripresa, già al primo minuto è Di Stefano sulla destra defilato ad impensierire Di Nardo. Due minuti dopo il raddoppio, azione davvero bella con palla che arriva di Giampaolo che dal limite fulmina Di Nardo. Al diciottesimo reclama un penalty di Stefano ma per Rainone di Nola è simulazione. Del Monticelli nessuna traccia e così al 33esimo arriva il tris per il Giulianova con questo bolide di straccia con Di Nardo forse non esente da colpo. 42esimo si vede il Monticelli, Galli manda alto di testa però sul cross di Vallorani. Finisce in festa dunque per il Giulianova e comincia bene anche l'era Gelsi Pisano sulla panchina giallorossa. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Ma ce ne abbiamo di opera da fare, quindi abbiamo tanta strada, una vittoria cambia poco perché abbiamo una bella sfida davanti a noi, però vincere oggi è stato fondamentale, prima di tutto per il morale dei ragazzi, per il morale mio, per i miei collaboratori e tutto quanto, quindi affronteremo poi la seconda partita con un pizzico di tranquillità e un po' di autostima nei confronti dei ragazzi, penso molto molto positiva. Qualità ce n'abbiamo, non è il problema nostro, non è la qualità. Lì davanti specialmente, che probabilmente avremmo bisogno di qualcosa per compensare e per diciamo completare il reparto. Cominciano a crederci anche loro che forse non sono così scarsi come si pensava. Io non sono per la politica degli alibi, quindi ripeto, un bel Monticelli per i 20 minuti che poteva chiudere la pratica e poteva vincere la partita, poi dal gol in poi un Giulianova che ha meritato la vittoria. Poi ci ho messo qualcosa pure di mio perché probabilmente questa è una squadra che in questo momento di difficoltà non può permettersi di giocare poi dopo con quattro giocatori davanti e quindi abbiamo perso anche un po' il centrocampo e questo ha agevolato il Giulianova, quindi voglio dire non credo forse di aver dato le giuste motivazioni alla squadra per affrontare una partita così. Noi siamo una squadra che dobbiamo mantenere i piedi per terra, dobbiamo essere umili, quindi mi prendo la responsabilità della sconfitta di oggi per non aver dato le motivazioni giuste alla squadra a affrontare una partita come quella del Giulianova e per aver effettuato un cambio di modulo di squadra quando questa squadra ha degli equilibri che non si possono toccare.